Si rinnova l'appuntamento con Cronache e Commenti, il format che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Questa di oggi è una puntata monotematica dedicata alla seduta solenne che il Consiglio regionale della Toscana ha voluto dedicare al giorno del ricordo. Io ritengo che il 10 di febbraio abbia sempre un grande significato nel ricordo di tanti italiani che solamente perché erano italiani furono coinvolti in quello che furono campagne di distruzione di massa che hanno toccato nostri connazionali. E io vedere con il titolo della nave Toscana dal porto di Pola, quella Pola che il nostro concittadino Dante Alighieri 700 anni fa definiva un po' il limite dell'Italia, nella Divina Commedia viene citata in questa veste. Ecco, dal porto di Pola vedere il traghetto, piroscafo Toscana, che carico di persone che devono lasciare la propria terra, i loro sentimenti, i luoghi dove erano radicati, mi strugge nel sentimento di solidarietà, di vicinanza e di ricordo della ingiusta, assurda, drammatica fine che molti di loro fecero perché furono battati in quelle foibe. Non deve più accadere. È il tempo di attualizzare la memoria, in un momento in cui tutto corre veloce, la memoria è un dovere delle istituzioni. Ricordare vuol dire avere la capacità di saper leggere. C'è una differenza tra conoscere e capire. Noi abbiamo la necessità di formare, di insegnare, è un ruolo delle istituzioni, di far capire cos'è stato perché non accada mai più. Ho ascoltato poco fa le parole del professor Cardini e quel modello di attualizzare quello che è successo perché non accada mai più, quell'odio barbaro che ha pervaso l'Europa e che ha portato poi anche a rivedere, penso oggi, ai tanti, troppi nazionalismi che ci sono ancora nella nostra Europa. È un tempo di creare ponti, non di alzare muri e barriere. Non è un derby tra due storie differenti. E sarebbe un errore leggere questa giornata in questa maniera. Oggi è raccontare una storia terribile, una storia che ha provocato tante vittime, una storia che è un pezzo integrante anche della nostra storia nazionale. 17 anni fa un grande toscano, di cui abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita qualche settimana fa, il presidente Carlo Azeglio Ciampi, quando decise di istituire questa giornata, lo fece esattamente per questo. E le parole di Mattarella, del presidente Mattarella, che ci dice che la memoria è il modo migliore per saper guardare al futuro, è esattamente lo spirito con cui noi vogliamo affrontare questa seduta solenne, senza polemiche, con lo sguardo proiettato verso il futuro, partendo e conoscendo un pezzo di storia che è un pezzo di storia significativo per ciascuno di noi e per i nostri figli. Questa faccenda della giornata della memoria e poi della giornata del ricordo è partita, vi ricorderete tutte le polemiche, anche quando cominciò le idee del Parlamento al riguardo, eccetera, è partita un po' come una sorta di derby. E molti italiani l'hanno intesa in questo modo, è tragico, è irritante, può fare anche ridere, però è vero che gran parte degli italiani intende la giornata della memoria come una cosa, questione ebraica e, se si vuole, questione razziale a parte, come una cosa, come dire, un po' più di sinistra, e la giornata del ricordo come una cosa, come dire, un po' più di destra. Ora il problema è che evidentemente la storia non è un derby. La memoria e il ricordo sono altre due cose. Non a caso, la memoria era già occupata dalla Shoah, chi ha pensato che bisognasse parlare anche delle foibe ha parlato di ricordo. Ora io non lo so se ha fatto apposta, ma l'operazione fatta è molto sottile, per cui penso sia arrivata per caso, perché non credo che l'abbiano fatto appositamente, però è una bella coincidenza. Memoria, come sapete, viene da mens,
Quindi evidentemente c'è un elemento di razionalità nel richiamare qualcosa del passato. Ricordo, come sapete, viene da cor, in latino vuol dire cuore. Quindi c'è un elemento di maggiore affezione. Ora, la testa e il cuore non sono in contrapposizione, anzi, dovrebbero essere l'uno complementare all'altro, e tutti e due mancano di qualcosa. Perché, come sapete, perché chiunque di noi ha delle memorie e dei ricordi, ed è interessante fare la differenza, come sapete la memoria e il ricordo sono una sorta di continuum con degli elementi che spuntano fuori, un po' come le punte dell'iceberg. Ci ricordiamo certi momenti importanti della nostra vita, ma se poi ci chiedessero, non dico cosa abbiamo mangiato a colazione l'altro ieri, ma se poi ci chiedessero anche cose importanti, quando ci siamo, che so io, laureati, qualcuno anche quando si è sposato, non sapremmo nemmeno ricordarlo. Ora, la storia serve a questo, la storia è la razionalizzazione della memoria, che è un continuum che produce in realtà angoscia oppure produce amnesia. E allora la storia deve mettere a posto le cose, perché cosa che dovremmo ricordare, soprattutto noi che per professione la storia la insegniamo, la storia non è affatto una scienza collezionistica che mette in fila le cose passate. La storia è una scienza che studia la genesi del presente e lo fa in funzione del futuro. È nata come scienza, come scienza impropria, come scienza nemmeno pura, come scienza molto sporca, perché è nata per essere funzionale alla politica. La storia moderna è nata nel 600 e l'hanno finanziata i grandi sovrani a partire dal Re Sole, perché doveva servire da supporto alle rivendicazioni diplomatiche e militari del re di Francia. Quindi figuratevi se la storia è nata come qualche cosa di obiettivo. Però noi amiamo cercare di trasformarla così. Quindi come uno strumento che serve a prepararci per il futuro. Innanzitutto occorre ricordare unitariamente, al di là delle polemiche, dei fatti che sono stati molto dolorosi per delle comunità, ecco, diciamo, dalmata, giuliani, sono state veramente colpite da questa tragedia. Occorre ricordare unitariamente, elevando i toni e scansando, ecco, le polemiche. Quello che mi sento di dire è di poi dare attuazione concreta a queste giornate, e in questo senso ritengo opportuno condividere quella proposta di legge che vede primo firmatario il nostro segretario federale Matteo Salvini, di revocare l'onorificenza del Cavaliere di Gran Croce a Tito, che fu concessa dal Presidente della Repubblica Saragat, Tito che è il responsabile politico di questi fatti. Quindi, ecco, condivido, cerchiamo di attuare il ricordo e di vivere queste giornate nel modo più unitario possibile. Questo Paese, come ho avuto modo di dire anche per la giornata della memoria, deve ritrovare una memoria comune, un ricordo condiviso. La memoria è veramente un patrimonio prezioso che va salvaguardato e va tramandato, soprattutto ai giovani, perché si abbia consapevolezza di quello che c'è stato prima di noi e soprattutto perché questi ricordi, in questo caso di queste tragedie, possano servire perché questo non accada mai più. E poi è un giorno nel quale va resa dignità e giustizia ai morti delle foibe e a coloro che si trovarono, oltre 300.000, esuli dalle loro terre, probabilmente senza nessuna colpa. Anche qui in Toscana circa 580 furono ospitati qui a Firenze, nella struttura del Sant'Orsola. A Laterina, un campo di prigionia, fu invece trasformato in un campo di accoglienza e lì molti di più furono ospitati. Quindi è una vicenda che fa parte delle tragedie del nostro paese, della storia dell'Italia, è una cosa che ci sta alle spalle ma che deve servire da monito per il futuro. Perché anche quella tragedia, come altre, fu determinata da ideologie nazionaliste, ideologie razziste,
ideologie di persecuzione etnica, cose che purtroppo ci sono state anche recentemente ed è un virus che è ancora presente anche nei nostri paesi civili, se vogliamo, dell'Europa e ovviamente del mondo. Questa è una tragedia di una dimensione enorme, per troppo tempo dimenticata, per troppo tempo tenuta nascosta. Oggi gli viene ridata la giusta dignità, il ricordo deve essere il ricordo per qualunque tipo di attività che viene fatta in maniera negativa e in maniera aggressiva nei confronti dei cittadini. Cittadini italiani che sono stati attaccati, uccisi, infoibati senza nessun tipo di motivo. Quindi il ricordo è un modo per ridare dignità e per ridare la giusta direzione a una storia che troppo tempo è rimasta nascosta. Oltre all'intervento dello storico Franco Cardini, insignito del Pegaso dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, la seduta solenne ha previsto la relazione del giornalista Fausto Biloslavo. Contrario alla scelta di Biloslavo come relatore alla seduta solenne, il Movimento 5 Stelle ha abbandonato l'aula prima dell'intervento del giornalista, motivando con queste parole riportate in una nota la propria decisione. Seppur professionalmente autorevole, con alle spalle un'importante carriera di reporter di guerra, il giornalista Fausto Biloslavo presenzia spesso in salotti politici che alimentano un revisionismo storico e alternativo di figure controverse di estrema destra. Il giorno del ricordo ha un significato di ricordarci come dei morti del nostro paese ci hanno lasciato. Ci sono degli eventi storici che non devono essere dimenticati e soprattutto vanno inquadrati nella loro dimensione storica. Bisogna conoscere quello che è successo ed è importante che avvenga anche ad iniziative come queste. Sono invece solidale con quanto ha dichiarato Ampi oggi riguardo alla partecipazione del giornalista, che sicuramente ha un grande passato alle sue spalle come giornalista di guerra, come per le inchieste che ha fatto, ma secondo me per la sua vicinanza a certi ambienti della destra e ad alcuni salotti non era la persona più adatta da scegliere oggi. In solidarietà con Ampi e con la consapevolezza che tutti gli eventi di ricordo, di memoria del nostro paese devono essere liberati dalla politica per evitare ogni tipo di strumentalizzazione, il Movimento 5 Stelle oggi lascerà l'aula. Questa la replica del giornalista. Permettetemi una piccola premessa rivolta alle critiche che ci sono state per questo invito. Io in tasca da 38 anni porto solo una tessera, che è la tessera da giornalista, e posso garantire anche a coloro i quali so vogliono lasciare la sala consigliare che non sono né un eversivo, né un revisionista, né un antidemocratico, e spero di dimostrarvelo con questo intervento. La valutazione è che è stato un momento importante, come ogni anno quando si affrontano questi temi. Noi siamo l'ultima generazione che ha il privilegio di conoscere dal vivo i testimoni delle grandi pagine di storia del Novecento, dei grandi drammi del Novecento. Quindi su di noi pesa un doppio fardello, quello di recepire la memoria e trasmetterla, ma anche quella di essere coloro gli ultimi che hanno conosciuto direttamente i protagonisti di quelle pagine di storia e fare da tramite tra le vecchie generazioni e le nuove generazioni. Le polemiche sono strumentali, fini a se stesse, ridicole, verso un personaggio che non devo certo difendere io per il curriculum straordinario che ha come professionista, evidentemente siccome nel suo svolgere la professione di giornalista ha smascherato i legami tra Movimento 5 Stelle e il Venezuela di Maduro, probabilmente saranno usciti dall'aula per quello più che per la giornata del ricordo, ma li invito in futuro a non confondere i due piani. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, Cronache e Commenti torna la prossima settimana.